sai che non stiamo andando molto bene? Cioè, hai guardato un po' gli analytics dei tuoi video? Cioè, dove pensi di andare facendo così pochi video? Come consulente e capo della tua equipe commerciale in Svizzera, a me sinceramente non sembra che le cose stiano andando bene, cioè hai fatto forse boh, due video nell'ultimo mese, chiaramente non stai facendo molti soldi, a parte, vabbè, magari video tipo il Nobilcast, Massimai Ronnie Coleman, però capirai che le cose non stanno andando bene su YouTube. No, io lo capisco, il discorso è che non è che io possa fare video del cavolo tanto per fare video. Il punto è, cosa sta succedendo nel bodybuilding? Niente. Cioè, cosa devo fare? Devo fare video alla Nick Strength and Power? Non per criticare Nick, chiaramente, quello è il suo lavoro. Però non è che possa prendere foto di Instagram di gente e dire questo tipo è grosso in questa posa e così. Oppure speculazioni tipo, ah, Di Chupan si è ritirato, cioè non sono video, non mi piace. Il discorso è molto semplicemente, non essendoci niente da dire attualmente su bodybuilding, preferisco non dire niente perché mi piace l'idea di mantenere un livello di qualità di informazioni di bodybuilding e piuttosto che riciclarmi. Non dire niente, cioè aspettare che succeda qualcosa di concreto e poi parlare quando sarà il momento. Sì, vabbè, tutto molto nobile, come piace dire a te, che poi tra l'altro c'era qualche mese fa qualcuno in un commento, perché chiaramente noi gestiamo anche, a parte l'aspetto commerciale, ma anche l'aspetto di marketing e comunicativo, di comunicazione del tuo canale, qualche mese fa qualcuno nei commenti ha scritto tipo, ma cos'è questo Ave, questo nobile, cioè dovresti anche un po' smetterla di usare questa terminologia. Sì, ho capito, ma se la gente è stupida non è un mio problema. Cioè, me lo ricordo quel commento perché avevano scritto tipo, guarda che Ave non si usa più da un sacco di anni. Cioè, chiaramente la gente non capisce che io le dica scherzando queste cose. È ovvio che io non incontri gente per strada e gli dica Ave o gli faccia il saluto del legionario o la stretta di mano del legionario. Ovviamente lo faccio un po' per ridere, per non prendermi troppo sul serio, ma la gente questo non lo capisce. Vabbè, ascolta, lasciamo un po' perdere queste parti meno interessanti, parliamo di qualcosa di concreto per il canale. Allora, il bodybuilding non interessa a nessuno, fondamentalmente, a meno che tu non faccia molti video sugli steroidi, molti video su tipo Natty or Not, cioè natural o no, o qualche cosa di cazzonesco. Quindi io stavo guardando un po' i tuoi video. Le serie che fai non interessano a nessuno, cioè nel senso, quella che hai fatto di preparazione a Mister Olympia, dove hai analizzato tutte le routine, le ultime routine nei partecipanti, non se ne è inculata quasi nessuno. Quindi io stavo guardando un po' i tuoi video, non hai fatto la spesa del bodybuilder. Non hai fatto l'allenamento epico di chest, di petto, non hai fatto l'unboxing epico, non hai fatto gli esercizi migliori dimenticati per i bicipiti, non hai fatto il metodo scientifico per allenare qualche parte del corpo. Cioè, adesso, cosa cazzo vuoi fare? Non hai fatto neanche una collab, cioè stai saltando tutta una serie di cose che potrebbero essere remunerative, che fa chiunque, perché chiunque si apre un canale di bodybuilding o di fitness, questa parola orrenda, fa queste cose. Cioè, io ti direi, fai un video di spesa, puoi anche farlo in bianco e nero, visto che a te piace fare le cose in bianco e nero, ma tra l'altro perché fai i video in bianco e nero? I video in bianco e nero, cioè li faccio in bianco e nero a parte perché mi piace il nero, quindi se potessi farli completamente di nero li farei di nero.
Ma questa è una parte della motivazione, un'altra parte è un po' un omaggio a Blood and Guts di Dorian Yates, e un'altra parte ancora è perché voglio che sia importante il contenuto dei miei video, non il fatto che ci siano i tagli, gli zoom, quello, quell'altro, quell'altra cosa che mi fa girare davvero le palle sono quelli che dicono: "Ah, i tuoi video sarebbero interessanti, però dovresti parlare un po' più veloce, dovresti fare un po' di tagli, dovresti velocizzare, non dovresti fare queste introduzioni lunghe, bla bla bla." Cioè, il discorso è: se io incontro una persona per strada, non è che le dico parla più velocemente, non dirmi questo, arriva sodo, bla bla. La gente vuole un prodotto confezionato, bello da vedere, privo di contenuti. Quindi io non ho voglia di fare questi contenuti del cazzo. E poi, comunque, se la gente vuole sentirmi e vedermi, visto che do per scontato che sia bello sentirmi e vedermi, può guardare tranquillamente l'altro canale, visto che lì sono più operativo, ma non posso fare questi video da ritardati, tanto per fare video, cioè che poi queste cazzate, il metodo scientifico per allenare questo, la gente non ha ancora capito che sono video fatti solo per fare visualizzazioni, per fare soldi, che non c'è nessun metodo scientifico, che gli esercizi sono pochi e quelli funzionano. E la gente vuole semplicemente trovare un nuovo modo per allenarsi perché quello che faceva prima non funzionava, perché quello gli ha detto così, perché non ha abbastanza forza di volontà e impegno per fare certe cose. Cioè, cosa devo fare questi video del cazzo? Non ne ho voglia di fare questi video del cazzo, che li facciano gli altri perché sono persone prive di contenuti, prive di qualsiasi tipo di capacità, di conseguenza sono dei pecoroni, devono seguire tutto quello che fanno gli altri. Non ho nessuna voglia di fare questi tipi di video perché non mi piace il contenuto, perché mi piace parlare di bodybuilding, perché non mi interessa essere uno dei tanti, ma preferisco mantenere un livello di qualità alto anche portando meno contenuti, ma cercando di restare attinente al bodybuilding. Sì, vabbè, tutto molto nobile questo, però la nobiltà non paga, la nobiltà e la moralità d'animo non pagano. Quindi io ti consiglio come head chief, CEO della compagnia di Ginevra, dell'equipe commerciale che paghi profumatamente, di differenziare un po'. Quindi io ti ho fatto le proposte: spese del bodybuilder, allenamento di petto, unboxing epico, pure quello che non vi ho detto, quello l'hai fatto, quello è stato un bel video, quello che non vi ho detto, vi chiedo scusa, puoi fare una collab, puoi fare lo sgarro epico, il cheat meal, ma cazzo, perché non fai un cheat meal epico? Oppure il metodo scientifico per allenare il buco del culo, cioè nel senso basta che ci metti un po' di cose così, poi puoi fare anche il video motivazionale, cioè nel senso c'è tanta roba che puoi fare e siccome tu sei una persona superiore chiaramente alla media terrestre proprio, potresti farli in una maniera diversa. Oppure un'altra cosa è, potresti differenziarti, fare un webinar gratuito. Cioè, perché non fai un webinar gratuito? Dici, allora fai così: prima di tutto ti fai un'infarinatura un po' del cazzo come fanno questi idioti, fai un video, ne ho visto uno di pubblicità che tipo, fai partire. Questo è Marco e fa vedere uno screenshot di un tipo X che ha guadagnato 800.000 euro al mese. Questa è Stefania, ha guadagnato 1 miliardo di euro in una settimana. Prima anch'io ero come voi e lavoravo 24 ore al giorno in fabbrica per 50 centesimi alla giornata. Adesso vivo a Dubai, bla 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 bla. Poi fai un close up su una persona che ritira i 500 euro al bancomat e poi gli fai vedere perché praticamente, a parte che i bancomat non danno biglietti a 500 euro, però c'era questa pubblicità di questo webinar dove il tipo prendeva i 500 euro e poi gli facciamo vedere così: guardatemi i 500 euro. Cioè, fai una cosa del genere, ti fai un'infarinatura di queste minchiate, fai un webinar gratuito, fai il video dove o dici questo è Franco, questo è Stefania che ha fatto tutti questi soldi, e poi fai video tipo: non so come attirare la vostra attenzione,
affitti una macchina, perché chiaramente devi affittarla la macchina, devi comprare, devi far finta di avere i soldi, quindi affitti la macchina, oppure tipo vai a Mari Pintau o in qualche caletta nella litoranea tra Cagliari e Villa Semius e dici: vivo in vacanza, sono a Dubai, che non sei a Dubai chiaramente, oppure affitti una suite, affitti allora la suite, la macchina, la Lamborghini, e poi fai anche il video nella spiaggetta e dici sono a Dubai, però in realtà sei a Cagliari, nella suite dell'albergo, e fai finta che tu viva lì, come fanno tutti, vivono tutti quanti a Dubai chiaramente, e sono tutti quanti pieni di soldi, vendendo aria fritta, e dici queste cose qui e fai il webinar gratuito e poi lì inizi a vendere stronzate alla gente che vuole sputtanarsi i suoi soldi. E quindi io direi di fare un po' una transizione tra influencer sfigato con 12.600 iscritti su YouTube che parla di bodybuilding, cosa che non interessa a nessuno visto che tu non vuoi parlare di cose da fitness YouTuber, e fai la transizione a genio del marketing, del trading, di persona che ha un sacco di soldi e che vive a Dubai, un po' come fanno tutti. Pensa un po' a questa cosa qui anche. No.